sotto questa veste, cioè come convinto antagonista. E sostiene una prima tesi, che è quella che poi gli farà iniziare una linea scientifica, che è quella di cui ho parlato prima. Cioè, il fatto che il diritto è una necessità di tutte le società e non si può prescindere da questo dato. E il diritto, in quanto tale, non può essere sottoposto alle pressioni, o meno che mai alle violenze, di un potere politico totalitario che in quel momento si sta affacciando. E sotto questa luce, Demartino sostiene che soltanto le forze antifasciste e socialiste avevano il diritto di un'autodeterminazione popolare a favore, appunto, di un sistema repubblicano che eliminasse quindi le strutture tipiche dello Stato monarchico. Insomma, lui riconosce al potere politico, in questo caso, e soprattutto al partito inteso come forza in cui si esprime l'idea di un potere politico, la funzione di organizzare appunto lo Stato. Siamo agli albori della nascita di un'idea moderna di partito politico e lì insomma la discussione è ampia, sarebbe complesso, diciamo, farla qui in pochi minuti, sono enormi dibattiti con Ugo Albano, con Rodolfo Modeo, insomma, su queste idee, peraltro sono a tutti ben noti, quindi mi sembra anche di percorrere qui. Insomma, De Martino immaginava la necessità di una politica decisiva e spinta a favore delle masse lavoratrici, senza le quali, secondo lui, non si può costruire una vera democrazia. E con questa idea in testa lui arriva fino al 1947, anno nel quale si scioglie il Partito d'Azione, che l'aveva visto come sua primo luogo di elezione della sua carriera politica, e si crea appunto quello che poi vedremo qui in questa foto, ripercorso appunto, il Partito Socialista. Io non voglio tornare a lungo su queste vicende politiche che sono ben note, ma mi premeva insomma darvi lo spaccato per capire in che ambito si innesta poi la vicenda giuridica di Martino, quella che precedentemente vi ho definito come forse la più suggestiva, cioè commette la sentenza della Cassazione. E qui ve ne parlerò di un paio perché c'è un po' un mutamento. Una è quella funzione sociale che De Martino attribuisce alla proprietà, che lui riprende proprio all'indomani del 1937, quindi un po' più indietro nel tempo, quando ci fu un importante incontro sulla concezione fascista della proprietà privata, in cui si affaccia quella linea imprenditoriale che alcuni anni dopo la Cassazione riprenderà. Insomma, il fascismo costruiva bene i suoi percorsi, ci aveva pensato, non era una cosa tutto di un'intuizione scalmanata come il nazismo. Tanto è vero che le leggi razziali italiane sono tanto più pericolose perché sono anticipate molto l'idea di Hitler. In una brutta intervista Giuliano Ferrara, giornalista all'epoca, a Gentile, Gentile dice che tutto sommato le leggi razziali italiane sono fuori dal cono d'ombra del nazismo. In realtà non è vero, le leggi razziali italiane sono molto più pericolose, che sono fatte prima e sono fatte attraverso, diciamo, un processo di costruzione di un modello giuridico-politico pericolosissimo, appunto molto più pericoloso probabilmente dalla follia di Hitler, che tutto sommato non teneva insieme grandi assetti istituzionali e giuridici, così come invece stava accadendo in Italia. E in quella vicenda poi si vanno a instaurare polemiche in cui ci lasciano le dita molto importanti giuristi. C'è un forte dibattito tra D'Amelio e Sciaroli, c'è la posizione di Betti che in qualche modo cede alla visione, diciamo, di una proprietà intesa come sviluppo economico filo imprenditoriale, oppure non si può riconoscere come fondamentale Emilio Betti, naturalmente. Ma insomma, c'era quello che giustamente si può definire come il fascino sinistro del fascismo, che sa mettere le mani appunto, e del corporativismo fascista soprattutto, con i principi di tutela della professionalità e del solidarismo, che aveva fatto presa appunto anche su Betti, sullo stesso Emilio Betti. In realtà De Martino, in una delle sue, dei suoi più bei commenti alle sentenze della Cassazione,
le famose in missio in alieno. È la prima delle due sentenze di cui vi voglio parlare, nella quale appunto si ammette il concetto di concorso tra il principio della necessità industriale e quello dell'uso normale della proprietà al fine di bilanciare due diritti contrastanti, e quella che appunto abbiamo definito come la funzione sociale della proprietà. La Corte di Cassazione aveva delle argomentazioni piuttosto semplici da utilizzare, perché il concetto di necessità, utilizzandolo appunto in maniera molto dilatata, si giungeva appunto a rendere possibili, secondo De Martino, pericolose interpretazioni. Se io devo per necessità subire un'immissione, la necessità totalmente astratta potrebbe essere dovuta da qualsiasi causa, naturalmente. E De Martino diceva più che un'adesione al principio di necessità, sembra che la dottrina cada in una sostanziale contraddizione, perché il proprietario deve subire le molestie del vicino in nome della funzione sociale della proprietà, di fatto viene ad essere privato dello stesso diritto. Insomma, il commento prende le mosse da importanti spunti dottrinari che non voglio più oggi riprendere, che sono appunto le dottrine di ieri, una dotta disposizione. È bella questa parte dei commentari alle sentenze, perché ci danno il conto anche di come vengono fatte le commentari alle sentenze, non ci sono solo i Martini, sono commentari alle sentenze dei più grandi giudizi italiani degli anni 40-50 del 100, un commento alla sentenza della Cassazione esponeva la Cassazione a attenzioni dei giuristi che andavano poi a fare pubblici l'interpretazione del giudice, ma ci sono i giudici della data, in chiave anche storica, e in questo caso il diritto romano non è utilizzato, e neanche il diritto italiano, come sbergo nella decisione, è utilizzato come strumento fondativo della decisione su cui si muove la Cassazione. Non è un caso che per lungo tempo i giuristi positivi abbiano dovuto conoscere bene il diritto romano, il diritto italiano, per capire appunto su come motivare realmente l'applicazione di una certa legge. De Martino, appunto, utilizzando la conoscenza storica, le influenze romanistiche, l'evoluzione degli istituti, giunge a dimostrare agevolmente che questo criterio di necessità non esiste in nessuna norma giuridica, è un'invenzione della Cassazione. Guardate, la Cassazione sta ancora in quegli anni registrando le proprie capacità. Qui è totalmente legata al potere politico, ma quando il potere politico crollerà, ci metterà poco a rendersi libera in quello che qualche volta si definisce appunto come il diritto di veto, cioè l'interpretazione creativa di una Cassazione, cioè della giustizia, che si sente imbrigliata da un potere politico che considera essere netto, perché non c'è più quel potere politico, e si sente libera perché è più alta con conoscenze aristocratiche nella sua capacità sanzionatoria di inventarselo tutto, diciamo così, non è proprio così, insomma, magari in questa funzione che è quello che può essere chiamato appunto il diritto vivente, la trasposizione cerebrale di una norma astratta che di per sé non funziona se non attraverso la capacità manipolativa del giudice. Argomento pericoloso. Siamo molto lontani dalla bouche de la loi del magistrato che immaginava Napoleone, poi in qualche modo riprodotto, visto che diciamo queste cose da onorevoli nelle sue fotografie, del polveroso mondo di giustizia che si deve limitare ad applicare la norma del codice come frutto appunto di in quel caso di un potere imperiale, ma un potere costituzionale. A bloccare le leggi. In questa sentenza, quindi, De Martino testa le linee di una battaglia politica sul diritto, no? Una battaglia politica che si basa sull'obiezione al concetto di necessità eccessivamente dilatato fuori dell'industria e eccessivamente pesante per il piccolo proprietario del bene. Insomma, se noi vogliamo l'evoluzione industriale, possiamo tranquillamente immaginare la sopportazione dell'emissione. Ma l'emissione non può essere né priva di regole né priva di risarcimento, che è quello che in qualche modo ancora la Cassazione non comprende. Insomma, De Martino non pensa ad un modello giuridico-economico che limitasse l'espandersi dell'industria a favore del piccolo proprietario, ma riteneva che se è giusto proteggere
questi organismi, cioè se è giusto proteggere, se è giusto riconoscere che in molti casi il proprietario non può impedire l'esercizio dell'industria, se dunque si deve ammettere una nuova specie di servitù necessaria, perché di questo si parla, ovviamente, che questo diventava un mischio a favore dell'industria, una nuova specie di servitù necessaria, beh, quella derivante dal vicinato industriale, ebbene si avvive, ma non si imponga al titolare di un diritto di sopportare la restrizione di questo senza alcuna indennità. È quello che in qualche modo comincia a gettare le basi, un tentativo di limitare lo strapotere dell'industria immaginata dal regime fascista in chiave corporativo e invece di immaginare che i partiti ci dovessero essere non certo le proprie industrializzazioni, ma che in qualche modo però riconoscono al proprietario, perché c'è un diritto inviolabile di stare con le proprietarie, un riconoscimento e quindi una sorta di indennizzo per il danno subito. Se pensate quanto queste emissioni industriali abbiano portato a quelle che sono l'inquinamento del fabbri attivo, l'impoverimento del ceto contadino, delle masse agrarie, insomma, immaginate che oggi tutto ciò pesa in maniera, secondo me, devastante anche su quello che noi oggi cominciamo a definire come green, no? E qui siamo agli albori di tutta questa politica. Insomma, il tessuto, l'esigenza di trovare il tessuto economico dei ceti più deboli, costituito da piccoli proprietari, da contadini, appariva a De Martino fondamentale. Anche perché questi erano sempre più indifesi rispetto al poderoso ed indiscriminato espandersi degli oligopoli industriali. Pochi anni più tardi, qui siamo nel 45, la Suprema Corte di Cassazione viene chiamata nuovamente a pronunciarsi su un ulteriore problema di immissione in località industriale. Attenzione a questo termine, località industriale. E la massima è questa, la leggo: quando una località abbia assunto carattere industriale, i proprietari vicini ad uno stabilimento ivi situato debbono sopportare le molestie che da esso derivano. Oltre alla misura stabilita dall'articolo 574, salvo il risarcimento dei danni. Stiamo al 37, scusa. Appare evidente come l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che era partito da, diciamo, posizioni prudenti qualche anno prima, adesso invece si è decisamente radicalizzato, ha detto: ma non potete fare niente, quando state vicino a un stabilimento industriale, quindi la zona, la località ha assunto carattere industriale, beh, dovete supportare anche oltre la ragionevolezza. È proprio questo, diciamo, la politica industriale del regime fascista, dove la grande industria era diventata fondamentale per il regime, per la propria espansione politica. È una sentenza che riguarda l'IVA di Concedere, quindi una grande azienda. Anche sotto e il carattere politico della sentenza della Cassazione è evidente, quindi mentre il codice teneva, gli organismi giudiziari non tengono per niente, sono totalmente serviti sul regime e ne diventano in qualche modo strumento di attivazione delle proprie politiche espansioniste. La Corte difende la sentenza che viene impugnata sostenendo il fondamento della decisione dei primi giudici, i quali appunto riconoscevano il carattere della industrialità, per i quali l'uso normale della proprietà doveva in ogni caso tener conto tanto delle circostanze di fatto e di ambiente quanto quelle di tempo. Se la zona è a vocazione industriale, vicino vicino deve morire. E nel commento De Martino non risparmia politiche anche coraggiose nel denunciare appunto il radicarsi dei principi tesi a conciliare gli interessi individuali con quelli industriali, tenendo appunto per privilegiare interessi industriali a favore appunto di una distorta visione di solidarietà sociale. Non c'è solidarietà se noi immaginiamo di schiacciare, diciamo, le masse contadine a favore di un oligopolio, dice Martino in qualche modo. L'uso normale e il danno tollerabili devono essere valutati in riferimento alla specificità dell'industria e del luogo dove l'industria si esercita, dovendosi nelle località industriali sopportare in certi limiti ciò che altrove sarebbe invece insopportabile, quindi con una totale differenza. Questa giurisprudenza, se costituisce un tentativo di conciliare gli interessi individuali con quelli dell'industria, non si può considerare, secondo De Martino, come una felice soluzione al problema. Perché se si invoca il principio della solidarietà sociale, questo principio nel nostro diritto, dice De Martino, c'è.
Quindi o semplicemente noi utilizziamo uno strumento giuridico inesistente, o altrimenti questo principio, l'inesistenza, non autorizza comunque la sentenza della Corte di Cassazione. Insomma, non mi addentro nelle complesse, diciamo, articolazioni delle motivazioni giuridiche, sono molto tecniche, ma si comincia, diciamo, a delineare un fortissimo duello tra il commentatore che va giù senza, diciamo, tempo nei confronti di un organismo che di fatto è ormai uno dei più prestigiosi orpelli che il sistema fascista utilizza, e qui sono anche delle importanti pagine scritte da Orazio Vallamonte, purtroppo che cerca di andare un po' in senso contrario a queste idee che io vi sto dicendo oggi, ma Orazio tiene un po' la sensazione libera da certe pressioni che francamente, almeno da queste sentenze, non mi sembra tanto, ma appunto se ne potrebbero vedere anche gli altri, poi magari la Cassazione sia proprio più prudente, ma sull'industria sicuramente no. E appunto lo stesso regime fascista che invece difende questo Stato appunto che gli serve. Insomma, queste sentenze ci danno un po' la possibilità di andare a vedere da dove nasce e come si sviluppa una capacità giuridica in una mente fortemente politica, come la guerra di De Martino. De Martino non tralascia mai l'attenzione degli studi storici, neanche quando fa il politico a pieno titolo, non lo fa quando appunto fece il presidente, il vicepresidente del Consiglio, non lo fa quando fece il presidente del Senato, quando in queste ore, insomma, impedì ai senatori il voto segreto nelle cabine perché i senatori non si nascondono quando votano. Insomma, c'è una visione altamente etica del ruolo della politica che deve riconoscere i giusti valori nella società per la quale, appunto, della quale è interpretazione del testo. Intanto, quando nota la mancanza di un accordo di sinistra sul suolo, nel 1987, appunto, rinuncia alla candidatura. Verrà poi. Ritornerà in Parlamento solo più tardi, quando forse una delle persone più distanti da lui, praticamente, Francesco Cossiga, non è stato qui, più fuori, non da Craxi, perché la battaglia politica interna a quell'ambiente provincialista era molto forte. Ma è appunto in questa prima attività, come studioso del diritto italiano, come studioso dell'avvocatura, come studioso appunto delle sentenze della Cassazione, sia pure per ragioni di sostentamento economico di un giovane che si avviava nella carriera politica, che De Martino dimostra chiaramente quella che poi sarà il futuro della propria attività e della propria azione. Insomma, la passione civile e politica di Francesco De Martino è una cifra che caratterizza la sua intera vita. E anche De Martino, insomma, come tutti i grandi storici, ha tratto dalla preoccupata osservazione del presente, le riflessioni sul passato sicuramente, ma anche sul futuro delle generazioni. Ci sono molti scritti che rappresentano questa linea. Insomma, lo scritto Chiesa e Stato di fronte al divorzio nell'età romana viene scritto appunto proprio negli anni della dura battaglia sul divorzio, le considerazioni del diritto privato sulla funzionalità del diritto privato in Europa. L'hanno scritto proprio quando il diritto europeo comincia a diventare sempre più frastagliato e perde le sue realtà valoriali, e lì De Martino non immagina assolutamente che il diritto privato europeo debba basarsi su quello che poi oggi invece qualche collega romanista immagina, cioè sulle radici comuni del diritto romano, che ben poco ha a che fare in questa fase con l'unità giuridica europea, se non come ricordo di un'area geografica più o meno di un certo tipo. E poi l'ultima parte della sua vita, quella alla quale io in qualche modo assistere, è dedicata ad un'importante tematica su cui lo storico si interroga, e si interroga il politico, cioè il tema della fine del potere. È un tema affascinante. Un tema affascinante, Francesco Masolberti diceva adesso, quanto più sei in alto cadi, tanto più ti fai male. Ed è un tema in cui si intrecciano categorie complesse che non possono essere, diciamo, non valutate attentamente.
De Martino è affascinato da questo tema della cosa del potere, della cosa dell'impero romano, dello stesso potere politico che lo ha visto spesso presente e attento, ma anche capace appunto di allontanarsene laddove la prassi non corrispondeva all'idea. Insomma, il compromesso è in lui un elemento di politica importante, ma non nel diritto e non nelle garanzie per le masse popolari. E l'ultima fase della sua vita è appunto caratterizzata da questi aspetti e da un principio in chiave storica importantissima, che è appunto quello che ho definito da lui stesso come l'unità del pensiero storico, cioè la capacità di toccare molteplici registri della società, che sono sempre complessi naturalmente, e nelle quali le forme del potere si aggregano, si dissolvono e si vanno a mettere in posizioni non sempre facilmente comprensibili. L'ultimo scritto di Francesco De Martino, Il mondo di domani, è l'ultima uscita pubblica di Francesco, peraltro eravamo nell'aula della facoltà di scienze politiche dove lui fece una bellissima lezione e la cifra del 90, ormai 90 all'epoca, ma aveva 93 anni, 94 anni, 92, 93, fuori dalle sue ultime uscite pubbliche, pari alla linea della morte. La sua mente era sempre attenta allo sviluppo futuro, non è mai stato comunque a guardare al passato, pur conscio dei problemi e dei drammi che dal passato appunto avevano gettato la propria peso sul presente, ma lui guardava al futuro, soprattutto al futuro delle giovani generazioni, per le quali era sempre preoccupato, per i loro valori, per il loro futuro, per il loro futuro, con un'idea di fondo che ha contraddistinto sempre la sua vita, che è rigore scientifico, in questo caso nel campo del diritto, e impegno civile, sono cose però.